Sì, è stato più concreto rispetto alla partita di Crotone, ma potevamo ancora realizzare qualche altro gol, così come potevamo subirlo, dove Anthony è stato molto bravo a farsi trovare pronto, dove ora ci sarà sicuramente da andare ad analizzare le situazioni, a sviscerare quelle che sono state le situazioni che hanno portato a quelle occasioni subite, però nel complesso i ragazzi hanno fatto una buona prestazione alzando i ritmi ed era un po' quello che avevamo chiesto, un po' quello che ci aspettavamo sia nel primo tempo ma anche nel secondo tempo, a parte i primi 12-13 minuti del secondo tempo dove ci siamo fatti sorprendere in alcune situazioni, poi i ragazzi hanno mantenuto l'equilibrio, hanno trovato le situazioni che poi hanno trasformato in gol. Sì, gli aspetti positivi, i passi in avanti fatti nella gara di oggi sono quelli che ho appena detto, nel ritmo della gara l'abbiamo mantenuta molto, molto di più rispetto a quella di Crotone, abbiamo aumentato quel minutaggio che ci ha consentito comunque di lavorare e di accorciare in avanti. E poi il miglioramento di essere stati più bravi sotto porta, abbiamo realizzato 3 gol rispetto alla partita scorsa e quindi dei passi avanti in questo senso sono stati fatti. Per i subentrati è chiaro che è quello che mi aspetto, ora non solo Russo, anche Vano si è dato da fare, Sunas, De Cristoforo, stesso Cancellieri, sono giocatori che sanno che in ogni zona del campo, in ogni ruolo abbiamo la doppia possibilità e dobbiamo lavorare in questo modo, facendoci trovare pronti sempre, perché per quella che è la nostra ambizione, per quello che è il nostro obiettivo, non si può pensare o ragionare in maniera diversa. È una vittoria che, come abbiamo detto anche nel prepartita, era ciò che cercavamo per dare anche quel pizzico di gratificazione alla proprietà che si fa per trovare sempre pronto dal punto di vista economico, ai dirigenti che lavorano ogni giorno dal mese di giugno, ai nostri tifosi, alla nostra gente che avranno ora la possibilità di riassaporare quelle che sono state i vissuti negli anni scorsi. Ed era un po' quello che si cercava di fare. Poi per questi ragazzi che comunque hanno la possibilità, compreso me, che sono l'allenatore, di confrontarsi con un club di Serie A, con una squadra che è sicuramente prestigiosa e ci dà la possibilità, una vetrina in più. Chiaro è che non è quello il nostro obiettivo, però questa vittoria va a generare quell'entusiasmo di cui abbiamo bisogno, e abbiamo bisogno come l'aria. Beh, è chiaro, nel momento in cui un giocatore fa una doppietta e un portiere fa così tanti interventi in una gara, è chiaro che risalta molto di più rispetto agli altri, ma per quello che è il mio giudizio nella gara di oggi, tanti di loro, quasi tutti, hanno fatto una grandissima partita. Allora, sicuramente dalla gara di oggi abbiamo molte, ma molte più indicazioni rispetto alle partite fatte in precedenza, perché di fronte avevamo una squadra che, come dice lei, ha fatto dell'intensità, del ritmo altissimo delle partite, l'arma vincente. E quindi oggi abbiamo molte indicazioni positive da questo punto di vista. Non basta, abbiamo la possibilità di crescere e dobbiamo farlo fino all'ultimo giorno che siamo qui. La strada però intrapresa è quella giusta, ecco, l'indicazione più importante, più positiva, è che abbiamo intrapreso la strada giusta. Questa strada ora va coltivata, va nutrita, va riempita ogni giorno con il lavoro. Paterno sicuramente ha fatto una buona partita finché ne aveva, è chiaro che, come vi avevo detto nel pre-gara, lui insieme anche allo stesso Sunas sono un po' in ritardo di condizione, lo stesso Toscano, anche Vano sono un po' in ritardo di condizione per ovvi motivi, e quindi oggi il fatto che siamo riusciti a farli fare 60 minuti, 55 ora non ricordo di preciso, è sicuramente un buon risultato. Davanti alla porta siamo stati, come ho già detto prima, molto più bravi rispetto alla partita precedente, abbiamo realizzato 3 gol, ma si poteva realizzare anche qualche altro gol. E sicuramente da questo punto di vista abbiamo fatto dei passi in avanti. Per il resto io sono contento chiaramente di quanto ho visto e di quanto hanno fatto i ragazzi oggi, e per Redan non mi esprimo, perché non è un nostro giocatore ad oggi.
Guardi, non so in percentuale a che livello siamo, sicuramente oggi da questo punto di vista abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto alla partita precedente, non siamo ancora nella condizione ottimale, ma come ho già detto prima siamo sulla strada giusta, ora bisognerà continuare a lavorare in questo modo, in questa direzione per rendere questa condizione al massimo di quelle che sono le nostre potenzialità, chiaramente le nostre capacità. Beh, è chiaro, con una continua crescita abbiamo la possibilità di mettere ancora dei minuti nelle gambe di tutti i giocatori per far sì che si possa arrivare al 25 pronti per il nostro obiettivo. Beh, Sunas è sicuramente più avanti di Toscano. Toscano c'ha ancora una settimana o due di lavoro per potersi avvicinare a quella che è la condizione dei suoi compagni di squadra.